Buon pomeriggio, sono con Mary, siamo insieme per presentarvi tre donne vanto del nostro sud. Cominciamo con Deborah Corby, capitano dell'aeronautica militare italiana, stata chiamata la mamma di tutte le donne soldato, è vero? Perché è stata praticamente la prima, l'apertura verso le donne delle forze armate italiane, perché soltanto nel 1999, quindi sono 17 anni fa appena, con una legge le cittadine donne hanno potuto partecipare su base volontaria ai concorsi per entrare nelle forze armate. E naturalmente il comandante ha raccontato la sua storia in un bel libro, si intitola Ufficiale Gentildonna, che riecheggia quel famoso film di Richard Gere, dove ha raccontato la sua storia, che è stato presentato questa mattina a Bari in un incontro dell'Unione Nazionale Ufficiali in congedo. Come mai ci è voluto così tanto tempo per l'apertura alle donne delle forze armate italiane? Diciamo che a distanza di anni ritengo che i motivi siano tanti. Uno su tutti, il più importante di sicuro, era l'assenza di una vera proposta di legge, un disegno di legge che accontentasse non solo le istanze delle donne che da tempo chiedevano di entrare nelle forze armate, ma probabilmente un disegno di legge che in qualche modo potesse rispondere anche alle esigenze delle forze armate, che avevano bisogno di adeguarsi a questo cambiamento e quindi di rinnovare ad esempio le infrastrutture per poter poi accogliere noi donne. Tutto è iniziato nel 1995, quando lei ha fondato l'associazione Aspiranti Donne Soldato. Ci vuole scandire le fasi della sua carriera? Sì, in realtà, guardi, è iniziato anche un po' prima, nel 92, mi piace ricordarlo, perché nel 92 io insieme ad altre 29 ragazze partecipammo ad un esperimento ormai veramente molto lontano nei tempi, organizzato dall'esercito, dallo Stato Maggiore Esercito, con cui fu un esperimento per cercare un pochino di capire se le donne potessero essere in grado di affrontare la vita militare. Poi tra il 92 e il 95 non è accaduto nulla. Nel 1995 ho fondato questa associazione che raccoglieva proprio le istanze delle donne, era nazionale. Dal 95 è iniziata questa attività dell'associazione, che ha portato poi alla partecipazione delle associate, alle varie audizioni parlamentari. Eravamo tante, non c'erano le email, non c'erano i social network, era difficile ai tempi raggiungere tutte, però eravamo tante, circa un migliaio. E oggi quante donne ci sono nell'aeronautica militare? Guardi, intanto le posso dare un dato che riguarda un po' tutte le donne nelle forze armate, che sono circa 12.000 donne in divisa nelle varie forze armate. In aeronautica militare siamo 1.334 per la precisione, di cui 268 ufficiali, poi rimanenti negli altri corpi e ruoli, e ben 30 piloti. E lei, capitano, perché ha scelto proprio l'aeronautica militare? Sognava di guidare gli aerei, pilotare? Guardi, sinceramente no, ho sposato un pilota, ma non sognavo di guidare gli aeroplani. Ero di certo appassionata all'attività svolta dall'aeronautica militare, quindi mi vedevo più vicina al modo di essere e di lavorare dei colleghi in aeronautica. Ecco, ma lei svolge un'altra attività, quindi ce la vuole dire qual è la... Sì, io adesso mi occupo, sono inserita nel settore della comunicazione istituzionale, quindi siamo colleghi, in un certo senso sì. Allora, è una cosa un po' ovvia e forse anche retorica, però è bene che ce lo dica lei, che valore aggiunto hanno portato le donne nell'aeronautica e in tutto l'esercito italiano? Guardi, intanto bisogna dire che noi completiamo il pensiero degli uomini, completiamo il modo di essere, il modo di lavorare, ma questo avviene immagino in tutte le professioni. Per quanto riguarda l'aeronautica militare, posso dire che siamo di sicuro più sensibili, organizzate e riusciamo meglio appunto a pianificare, e questo lo trovo molto importante, perché soprattutto
nelle attività quotidiane, quelle che riguardano proprio la nostra forza armata, la pianificazione, ad esempio nelle missioni, è un'attività assolutamente fondamentale, quindi questo può essere un valore aggiunto. Organizzate? Organizziamo, pianifichiamo, siamo sensibili, quindi anche nella gestione del personale siamo probabilmente più efficaci perché più sensibili. E immagino che sia stato un percorso molto difficile. Quale consiglio si sente di dare a tutte le donne che volessero intraprendere la sua carriera? Il consiglio è di impegnarsi, di non demordere, non mollare mai come ho fatto io, di crederci fino in fondo, di studiare, prepararsi e provare, provare fino a quando non si riesce. Cioè, ci ho messo tanto? Ci ho messo una vita, sì, ci ho messo tanto. Fantastico, ma i risultati sono stati utili e importanti per lei, che naturalmente ha conseguito il suo obiettivo, ma per tutte le donne. Grazie al capitano dell'Aeronautica Grazie. Militare Deborah Corby, in bocca al lupo per il suo futuro, naturalmente, complimenti, e noi ci ritroveremo fra qualche minuto con altre donne protagoniste del nostro Sud in positivo. A tra poco.